Una di quelle importanti per YouTube. Fammo che Liechtenstein non vince. A quanti like deve arrivare sto video? Perché tu vada in giro nudo. 100.000. Ok, a 5.000 like. No, 100.000 ho detto. Tanto ci arriviamo anche a 5.000, vero? 5.000 già arriva. 10.000. 10.000 like. 10.000 è troppo poco. Ok, io 10.000 ho fatto in un'altra sera e mi devo pagare di più. Allora, fammo che a 10.000 va in giro in costume. A spese da una mano, Vai. 10.000 like. Rubino in costume a Piazza del Popolo, raga, una cosa irripetibile. Dai. Controllerò i tuoi video che non sono mai arrivati a 10.000. Salve a tutti ragazzuoli, bentornati sul canale per questo video un po' complesso in realtà, sì, effettivamente. Comunque ci stiamo dirigendo io e il nostro incredibile ed eccezionale, inimitabile, insomma, lui e... al ristorante Le Streghe, come al solito, per Italia Liechtenstein. La pronuncia giusta, Liechtensteiner. Per il turno fondamentale per gli azzurri di qualificazione ai mondiali del 2018. Quindi, come ci sarò io, sì, qualcosa di essere music e un po' tutti quanti. Quindi adesso facciamo una cosa, ancora un po' più in strada, siamo tutti d'accordo. Quindi noi ci vediamo lì. Adesso facciamo che parte la musica figa, con qualche inquadratura figa sulla strada, insomma, no. Scusa, ma tu sei quello forte a pallone? Sei il fenomeno a giocare a pallone, te? Ah, no, non fai autografi in questo momento? No, davvero? Non speak Italian? Ah, te posso insultare? Foto? Allora, raga, stanno succedendo cose ambigue, perché non solo sono arrivato qui per primo, cosa mai successa, peraltro, ma qui abbiamo il buon voce che ha pensato bene di farci un regalino. Un piccolo pensiero. Poi le tre piatte te le do dopo, Che adesso tu metterai all'asta sul tuo canale. Assolutamente, questo qui, ragazzi, da questo momento è in vendita. Vabbè, mai nella vita, in realtà. Ci pensate, però. Il disco dentro il bello, l'hai visto? Ah, aspetta, facciamo il... c'è tutto in live. Ok, già l'ho smontato. Guarda, bello. Che so, li sto scendendo praticamente. Facciamo uno, che cosa? Due, tre, e due il Christmas time. Federico Marconi. Sì. Erano... che puoi dare? Io nulla. Federico Marconi, buonasera. Buonasera. Fratelli e sorelle. Oddio, era troppo bello. E voi? Che state a fare qua? Oh, vedete i bucati? Puttan tour. Comunque allora, noi siamo ancora... ancora pochi. 19.07 ho visto. Troppo poco, vediamo qua. 19.07. No, se presto è presto. Io continuo a dire che sono arrivato in ritardo, ma ero comunque il primo. Assolutamente il primo. Quindi con furore proprio. E niente, magari adesso arriverà qualcuno, però non sono sicuro. Ma stai a sentire questo che canta? Fortissimo. È forte, ammazza. Dovrebbe far cantante. Penso che è il numero uno in Italia, secondo me. Sì, ma secondo te che tipo è? Un bel ragazzo. Alto, famo carino. Mo' bello, non esageriamo. Secondo me è un bel tocco de manzo proprio. De manzo, dici? Vabbè. Allora, siamo tutti indecisi sulla pronuncia della squadra che affronterà l'Italia stasera e giustamente Tonio se ne è uscito dicendo una cosa molto sensata, una cosa c'è che... Ripetici, certo. È simile a quella di Liechtensteiner. È perché? Così, perché così. Federico Marconi, come Viale Marconi, si pronuncia uguale. Non è che Marconi ha detto... Che ha detto? Davvero? No, grande. È quello che ha fatto il pronostico. Bravo, è lui. Ricordo, grande. Ok, vabbè, dici come finirà la partita, ce la aggiorniamo, attenzione. 2-0, gol di Vero, gol di Nengolano. Ci hai pensato? E gol di... e gol di Temo. Temo, ok. Ragazzi, è cominciato a venire gente, ne ho visti tanti, ma il migliore e soprattutto l'unico che è già comparso in un video ma che si merita tutto ciò, se non avesse quel nome dietro la maglia, perché... purtroppo c'è Immobile. Ragazzi, Immobile, non lo so... È stata a Roma, Simone Tolivo, però comunque l'unico con la maglia dell'Italia, cioè, oltre chiaramente a me, adesso la faccio vedere. Oh, ragazzi!
ragazzi, che stile, che stile. Adesso andiamo a vedere come l'hanno presa gli altri, eh. Guardate che Gattuso dietro, mamma mia. Rubino, come sto con questa maglietta? Bene, meglio quella della Roma, però. Lo so, però perché questo azzurro c'è scritto Gallipoli. Gattuso, diccela tutta. Quanto finisce? A parte quello. 6-0. 6-0. Allora, siamo indecisi sulle pronunce del Liechtenstein, vai. Guarda, ci proviamo. Polverino. Uno sicuro solo è Polverino, okay. Mezzo al campo, vabbè. Però poi abbiamo... dalla porta, vai. In porta ci abbiamo Yele, terzino destro Rechtsteiner, difensori centrali Malin e Kupser, e a sinistra Goebbels. Polverino di nuovo mezzo al campo, poi i quattro trequartisti, se così si possono chiamare, Salanovic a destra, Kasper. Salanovic varia, cioè... Uno potrebbe stare a Salah, ma in realtà poi Salah, Basler e Buchel, che se non sbaglio è quello dell'Empoli, esatto. Che noi ci segna sempre Burkmaier a sinistra e Frick, ma è quel Frick che conosciamo, Mario Frick, quella della canzone, io pensavo. Siccome la senza musica noi lo aiutiamo col classico Raga, si è svuotata la sala, l'Italia ha vinto 5-0, è stata una partita molto coinvolgente, mi stavo addormentando, ma nonostante questo... molto interessante in sala, però. Tipo? Ma il cibo? Tipo cantante di essere music. Cantante di essere music, sempre lui, quello figo. Cioè, voglio dire. Quello che... E niente, raga, comunque è stancante, è stato tutto molto stancante da un certo punto di vista, però divertente come al solito. Sono le 22.48 in questo momento, eccole qua. Adesso mi vedo il cuginetto, perché domani andiamo al mare, e quindi ci vediamo dopo. Ragazzi, sono appena arrivato da una persona brutta in generale proprio. Cioè tu non è che sei bello, guarda la telecamera almeno. Affanculo. Il cuginetto. Dovevi arrivare alle 11. Il cugifregno, mazza che panza, bro, mettiti a dieta. Guardate cosa. Dovevi arrivare alle 11. Posso dire che me l'hanno regalato? Lo potevi buttare. Niente, questo è partito, raga. Tu, giustamente, gli hai detto parliamo un attimo. No, abbiamo detto parliamo. Non buttarti, cosa hai detto? Ma io ti amo. Secondo te, no, perché ragazzi... Secondo te, cioè, ho preso queste, ma mi aveva scontato, va a prendere altre birre. Comunque adesso noi birretta, più io devo montare il video di domani, che tra l'altro è quello che voi avete visto lunedì, è quello lì. E quindi che dire, lo sai che canzone parte adesso? Cosa? Quella di Jimmy Dice che fa... Non si torna, non si dorme. Tutta la notte, tutta la notte. Tutta la notte penso sia veramente il termine più giusto. Semplicemente perché, ragazzi, non ho chiuso occhio per montare quel video lì. Maledetto bastardo. Però sono riuscito a montarlo alla fine. Voi non potete capire, non potete immaginare la difficoltà motoria. Chiedete anche al buon Gigi, che mi ha dato una mano con le clip, perché abbiamo fatto orari assurdi. Però comunque adesso è tempo di svegliarsi, che poi nel mio caso non dovrebbe essere troppo difficile. Però comunque siamo pronti a iniziare questa nuova giornata con il piglio giusto. Regà, allora noi siamo in direzione Ostia, quindi veniteci a trovare. Cosa che voi non sapete è che tipo sto video ci sarà una settimana e lei mi ha rubato gli occhiali. Però adesso, dato che io devo fare lo youtuber, quello importante, vi spoilerò già che partiranno riprese fighe con una musica di sottofondo molto estiva. Dai. Succede domani, io che cazzo ne so. In paranoia per ogni sorriso falso che do. Sta gente che mi guarda e mi dà le pacche da un po'. Non sanno che li farei sparire nelle acque del Po. Pensi che non lo so, che mi vorresti in rovina. Mi metto l'anima in pace, che niente più come prima. Comunque ragazzi, volevo raccontarvi la chat tra me e Gigi stanotte. Tutto ha avuto inizio alle 3.40. Gigi, sei sveglio per caso? Chat. E tutto è finito alle 5 di mattina per lui. Perché per lui non è mai finito. Mai finito. Per me è finito alle 2 qualcosa. Ma raga, dopo anni in memory ci siamo clamorosamente. Bro, lo dici tu o lo dico io? Diglielo tu. Piamo se Ostia e piamo se la mia. Prima che lo faccia qualcun altro. La scopa e poi si mette a piangere. La scopa si mette a piangere perché diventa talmente grosso. Ah, oh, sì. Ora. Stavi registrando. Bro,
vogliamo ufficializzare il nostro problema più grande. Sarebbe? Il non avere le ciabatte. Perché dovete capire che noi praticamente giriamo così, no? E quindi io proprio, cioè, non voglio immaginare cosa ci sia sotto i nostri piedi. Nemmeno io. Belli ragazzi. Belli. Fede e Ale sono andati a prendere il pranzo. Ci hanno lasciate qua da sole. Intanto girano i parladini. Con questo, Fede, ti vogliamo bene. Sappiamo che ti stiamo occupando tutta quanta la... la memoria, però... Cazzo, guarda, che è sta roba? Boh, una memoria piana. Quel momento in cui realizzi che so... che ore sono? Che sono le sei! Sono le sei, sono le sei e tu non hai vloggato per praticamente tutto il pomeriggio, perché? Allora, l'obiettivo primario era in realtà quello di registrare qualche video figo in spiaggia, però purtroppo alcune dinamiche hanno fatto sì che questo non potesse avvenire. Di conseguenza lo rifaremo, quindi anche qui sotto al video consigliate chiaramente video da registrare in spiaggia, perché sono tanti. Anche il video che è uscito, che sono riuscito a montare, che è uscito lunedì, e a proposito andate a guardarlo se non avete ancora fatto e lasciate like, vi è piaciuto veramente tanto, è uscito oggi pomeriggio e sta facendo il boom. E quindi niente, raga, senza che torno a casa e continuo a vloggare, la chiudo qui con questo sfondo meraviglioso da Ostia Beach. Un salutone, un bacione, ci becchiamo ai prossimi video. Iscrivetevi se non siete già, lasciate like se vi è piaciuto questo e se ne volete altri del genere. E soprattutto, come ho detto prima, lasciate commenti qui sotto. A few moments later. Una sta ancora sorride. Me ne vado dalla Roma di quel 71 Lulic del giocamo serpicchetto che stiamo sicuri. La Roma del Francesco ce n'è uno, quale papa il capitano, tutto il resto non te in culo. La Roma della Chico c'hai da venne due cannete. La Roma del fratello un passa, famose la fete. La Roma dei notturni che so come dei fantasmi che non vengono e se vengono te sfrecciano davanti. Me ne vado da una Roma di promesse mantenute poco, colpa di sciacalli che se pensano che è un gioco.